andiamo a Quarto Cagnino perché ci è giunta voce che qua c'era un'aria fervida di libertà. Siamo i Figli di Pulcinella e siamo un gruppo musicale che rivendica semplicemente il diritto di fare musica propria. I ragazzi, i musicisti della zona fino a questo momento avevano suonato in contesti in cui la musica andava letta e si sono approcciati a una dimensione in cui conta più la creatività e in qualche modo il canto interiore. A distanza di un anno siamo di nuovo nella festa di quartiere di Quarto Cagnino. Bello di questa festa è che ha fatto uscire dalle case tutti questi talenti, associazioni, tantissime attività che ci sono nel quartiere, le ha messe in circolo, le ha messe insieme e in questo modo portiamo a conoscenza di tutta la cittadinanza tutto quello che veramente succede a Quarto Cagnino. L'anno scorso è successo che insieme con molte associazioni abitanti del quartiere ci siamo inventati da zero il fatto che Quarto Cagnino fosse una repubblica che si è disegnata la propria bandiera. Quest'anno cosa c'è di nuovo? Nella parata abbiamo lavorato per riempirla di musica. Quarto Cagnino non lo sa nessuno, ma ci sono molti musicisti, professionisti, hobbisti, veramente una ricchezza anche da quel punto di vista. Di mettere insieme sia persone che suonano per davvero, persone che invece lo fanno per diletto, persone che si improvvisano in questo giorno, quindi anche questo sarà un momento molto gioioso, sono molto curiosa di vederla. La parata dovrebbe essere quell'elemento, la pietra miliare della futura costituzione della banda musicale di Quarto Cagnino. Per tutto l'inverno, fino all'estate prossima, istituiamo qua una scuola popolare dove formiamo l'idea per una banda di quartiere.